Piazza Colonna, centro storico di Roma, ha cambiato aspetto. Tubolari d'acciaio e stuoie di saggina nascondono una delle più singolari e audaci espressioni dell'arte e dell'architettura romana, la cosiddetta Colonna Antonina. Alta per la parte antica circa 42 metri, la colonna coclide, che ripete lo schema costruttivo della primogenita traiana, fu eretta per onorare l'imperatore Marco Aurelio dopo le vittoriose imprese contro Sarmati e Marcomanni. Questa scena raffigurava un atto di sottomissione all'imperatore, ma del barbaro genuflesso non è rimasto che un vago contorno. La colonna aureliana è colpita da una sorta di lebbra. Le intemperie, soprattutto il calore, hanno calcificato il marmo lunense sbriciolando i bassorilievi. Lo spostamento di alcuni rocchi, dovuto a scosse telluriche, è impercettibile dal basso, ma acquista un'evidenza impressionante a breve distanza sull'impalcatura dei restauratori. Ciò non minaccia però la stabilità della costruzione. Maggiori invece i danni causati dalle intemperie, dal dilavamento della pioggia e soprattutto dalle alterazioni, dalle scalpellature e dai grossolani restauri effettuati da Domenico Fontana per incarico di Sisto V nel 1589. Da tempo la colonna aveva bisogno di una sapiente opera di restauro. La caduta di alcuni frammenti di marmo dagli ovuli del cornicione ha obbligato ad agire prontamente. I lavori, svolti a cura del Ministero della Pubblica Istruzione, procedono sotto il controllo del sovrintendente alle antichità del Lazio, professor Ceschi. Dirige i lavori l'architetto Sanguinetti, coadiuvato da valenti tecnici. I lavori si svolgono in tre direzioni. Per i lastroni pericolanti si adoperano grappe ad espansione interna. Il trapano fora la parte sconnessa insieme con quella fissa. Seguirà l'immissione della grappa e del mastice. Per le parti più piccole si adoperano trapani sensibilissimi a punta di diamante. Questo soldato avrà di nuovo la testa a posto. Delicatissimi i lavori col mastice. La sostanza viene iniettata con una speciale siringa tra le parti da connettere. Costruita intorno al 180, la colonna aureliana, messa in confronto con quella traianea eretta nel 113, rivela la radicale trasformazione di gusto avvenuta nel corso del secondo secolo. Di fronte alla vitalità delle tradizioni ellenistiche e delle formule classicistiche del prototipo traianeo, il fregio a spirale aureliano mostra un linguaggio nuovo, rude e vivacemente espressivo, eredità del vecchio fondo etrusco-italico mescolato a vasti influssi provinciali. La decorazione della colonna aureliana fu una grande impresa collettiva. Vari artefici lavorarono fianco a fianco per celebrare nel marmo le vittorie di Marco Aurelio e le imprese dei legionari romani. Le scene rappresentate non seguono una linea strettamente cronologica. Dato inoltre il fine celebrativo dell'opera, su tutto il lungo fregio non vi è accenno di sconfitta per l'esercito imperiale. Ma salendo verso l'alto, la pietà guida la mano degli artefici. La caricatura è per il legionario vittorioso che distrugge, sevizia e incendia con ferocia a volte disumana. Il popolo barbaro è rappresentato nella sofferenza, nella sconfitta, con una partecipazione che porta l'artista ad esaltare il debole. Molte scene della colonna Antonina potrebbero figurare tra gli orrori della guerra di Goya. Le immagini della brutalità dei soldati sulle donne e sui bambini lasciano sgomento lo spettatore moderno, come dinanzi ad un documentario su un mondo di violenza di cui si avevano soltanto immagini sbiadite o retoriche. La magnanimità di Marco Aurelio si cancella dinanzi alle tante spietate brutalità del suo esercito. E quello che voleva essere un monumento in onore di un saggio imperatore si rivela, dopo 18 secoli, un documento icastico di un mondo che cercava, col terrore e la violenza, di salvare dalla rovina la sua scricchiolante ossatura.